Sander Production. Ben ritrovati Contactus Friends, visitate il nostro sito contactus.it. Nel frattempo viaggiamo per tutto l'universo in vostra compagnia. Siete pronti per guardare il cartone animato di oggi? Vi aspetto dopo con tantissime novità e tantissimi argomenti. Ciao! Le nostre avventure viaggiando per tutto l'universo con l'astronave di Contactus non finiscono mai, così come non finiscono mai i nostri argomenti. Guardate un po'! Un anglicismo, anglismo o inglesismo è una parola o una costruzione della lingua inglese che viene recepita in un'altra lingua. Secondo alcuni linguisti, il termine si adatterebbe anche a forme complesse, ad esempio alla fraseologia, oppure al calco semantico. Molti degli anglicismi maggiormente in uso riguardano gli sport, come già la parola sport, di importazione, ai quali è legato un gergo specialistico. Nel gergo del calcio, ad esempio, sono presenti molti termini inglesi che però vengono citati spesso anche in italiano. Gol, rete, corner, calcio d'angolo, e tackle, contrasto, è praticato da club, circoli, società, in cui ci sono bomber, cannonieri, e mister, allenatori. Pallavolo e tennis si giocano in set, suddivisione di un incontro, evitando che la palla vada in net, rete. Passando invece al campo tecnologico, l'italiano subisce sempre di più il sopravvento di termini stranieri, per lo più inglesi, per nominare oggetti o altro. Questa tendenza non è invece presente, o perlomeno è presente in maniera assai più limitata, in altri paesi dove è presente una tutela della lingua nazionale, come ad esempio in Francia. King Kong Uniti si vince è una serie animata composta da 40 episodi. La serie è ambientata dopo la morte di King Kong per la caduta da un grattacielo. La benefica scienziata Lorna Jenkins ne ha realizzato un clone, creato con il DNA dell'originale unito a quello del nipote Jason, e lo ha riportato sull'isola del Teschio per proteggerlo dal mondo. 18 anni più tardi suo nipote Jason, e il suo amico Tan, ricevono un'email da Lorna che li invita sull'isola, sede della scienziata. Il loro insegnante Ramon della porta manomette l'email, in modo che nel messaggio venga invitato pure lui. Arrivati sull'isola, Ramon svela i suoi veri interessi, rubare le 13 speciali pietre magiche nascoste in un tempio dell'isola, che tengono imprigionato un antico demone chiamato Kyros. Ramon riesce a rubare alcune delle pietre, con cui è intenzionato a conquistare il mondo, causando la liberazione di Kyros. Jason e Tan incontrano in loro soccorso Kong e una sciamana di nome Lua. Per impedire a Ramon di conquistare il mondo, Jason, Tan, Lua e Kong cominciano un lungo viaggio intorno al mondo per recuperare le pietre, lottando anche contro i giganteschi mostri di Kyros, potenti quanto Kong. In più, Jason può utilizzare lo speciale potere dei Cyberlink, affinché lui e la scimmia gigante possano mescolarsi e dare vita ad un furioso eroe combattente. Viaggiando per l'intero universo, il mondo di Contactus, parallelo al pianeta Terra, vi porta un sacco di notizie grazie al nostro database. Scopriamo l'argomento di oggi. Season A Letter to the Future riflette in modo interessante sul tema del ricordo. Il viaggio di Estelle è un'avventura che la ragazza intraprende nel tentativo di creare una sorta di memoria collettiva, filtrata attraverso la propria esperienza e racchiusa nelle pagine del suo diario. Il ricordo ha molte facce, esistono frammenti del passato in grado di far sorridere, altri di scatenare tempeste di emozioni negative. Soltanto attraverso la preservazione delle esperienze passate possiamo affrontare con coscienza il presente, ed è questo, in fondo, quello che sprona Estelle ad abbandonare le comodità del suo villaggio, eppure i ricordi troppo ingombranti possono incatenare una persona al passato. Attraverso la sua storia e, soprattutto, i personaggi incontrati lungo il tragitto, Season osserva da vari angoli questo tema, lasciando al giocatore la libertà di decidere quale forma fare assumere al ricordo. Si diventa, per così dire, parte della narrativa del gioco stesso componendo le pagine del diario. Ogni incontro e ogni luogo hanno la propria coppia di pagine, così Estelle attraverso le foto e i frammenti audio o i pensieri scritti e disegni, ne lascia un'immagine ai posteri. Siamo noi giocatori a decidere cosa includere e cosa lasciare da parte, assecondando le cose che ci sembrano più interessanti e decidendo quale forma riesca meglio a catturarne lo spirito.
Michael Joseph Jackson è stato un cantautore, ballerino, compositore, produttore discografico, coreografo, filantropo e imprenditore statunitense. Conosciuto anche come The King of Pop, il re del pop, è considerato uno degli artisti musicali più influenti nella storia della popular music per merito del suo contributo nel mondo della musica, della danza, della moda e dello spettacolo. Grazie alle sue performance dal vivo e di suoi video ha reso popolari tecniche di danza come il moonwalk, il toe stand, l'anti-gravity lean e la robot dance, arrivando ad essere considerato uno dei migliori ballerini di sempre. Il suo album Thriller, del 1982, è tutt'oggi il più venduto nella storia della musica, avendo superato le 100 milioni di copie a livello globale, 34 milioni delle quali nei soli Stati Uniti, rendendolo l'album in studio più venduto e più certificato nel paese. I suoi altri progetti discografici, tra cui Off the Wall, Bad, Dangerous e History, sono anch'essi catalogati tra gli album più venduti al mondo, mentre Blood on the Dance Floor è catalogato come l'album di remix più venduto nel mondo. Ha ricevuto numerose premiazioni e riconoscimenti mondiali. Contactus Friends, sempre pronti, allegri e pimpanti, il nostro database è tutto per voi. Vediamo un po' cosa da dirci oggi. Il badminton è uno sport che consiste nel colpire con una racchetta un oggetto leggero di forma conica aperta, chiamato volano, facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall'avversario. Tra i più veloci sport di racchetta, nel badminton sono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. L'effetto è spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e movimentati recuperi. Si gioca in singolo maschile o femminile, doppio maschile o femminile o doppio misto su un campo rettangolare diviso da una rete alta 1,55 metri alle estremità e 1,510 metri al centro. Non ci sono differenze di altezza rete fra uomini e donne. Le competizioni agonistiche internazionali vengono praticate solamente al coperto, data l'elevata leggerezza dei volani, anche un piccolissimo alito di vento potrebbe deviare la loro traiettoria. Si svolgono tornei estivi di beach badminton sulle spiagge. E anche questa missione è giunta al termine, Contactus Friends. Vi aspetto con la prossima puntata di Contactus e nel frattempo scriveteci a posta@contactus.it. Ciao, alla prossima!